Oh, guarda che belle le mongolfiere in autunno. Basta che non siano nella mia pancia. Ciao amici, come state? È arrivato l'autunno. A me piace tantissimo questa stagione, sarà che è quella del mio compleanno. E a voi piace? Mi ricordo che già da bambina adoravo il cambio di stagione, le foglie colorate di giallo, arancio, rosso, il profumo dei boschi. Io abitavo in montagna e andavo a scuola a piedi, in mezzo alla natura. Avevo sempre la testa per aria, guardavo gli alberi e un po' di volte sono finita con il naso a terra e sono arrivata a scuola coi pantaloni bucati. Che vergogna allora! E che ridere oggi, eh! Che bei ricordi. Oggi invece mi trovo qui a combattere anch'io con la pancia gonfia. Ma come anche tu? Mi crolla un mito. Ma no, che dici? Se non stai attento e non fai le cose giuste, ti ritrovi con la pancia gonfia inevitabilmente in un batter d'occhio. Hai la pancia piatta? Ti giri un attimo e puff, ti ritrovi con la pancia gonfia. Vale per tutti, credetemi. Io esco di casa con una taglia di pantaloni alla mattina e alla sera non ci sto più dentro. Succede anche a me se non sto attenta. Per questo ho fatto una playlist dedicata alla pancia piatta e a come evitare il famigerato gonfiore. Il link è nella scheda cliccabile nella i qui in alto e in descrizione. E se volete seguire tutti i miei video, iscrivetevi al canale, è facile, basta un clic così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i nuovi video. Io comunque voglio vivere quest'autunno al meglio e mettere i miei nuovi outfit autunnali senza pensieri e anche i miei outfit vintage, quelli che sono nell'armadio già da un po'. Ecco allora la mia top 5 delle 5 cose migliori da fare in autunno per mantenere la pancia piatta. Se vi piace l'idea, intanto mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. Ecco cosa faccio io e cosa potete fare anche voi. Dai, dici le tue strategie, Simona! Quinto posto, mangio tanta zucca in tutte le sue forme. Al forno, cotta in padella, come vellutata, nel risotto, nei dolci. È ricca di antiossidanti e di fibre amiche dell'intestino. Nutre, ma non gonfia mai. Ah, mi piace tanto la zucca, poi fa tanto Halloween. Al quarto posto mangio snack proteici. Io me li faccio in casa con semi e frutta secca mista. Poi li mastico bene, piano piano, e aspetto un po' prima di bere. Io mangio in fretta, poi ci bevo sopra e in effetti mi sento subito gonfia. Ma va? Al terzo posto bevo tanta acqua. Non bevande gassate e nemmeno alcol, bevo acqua naturale a temperatura ambiente e lontana dai pasti, altrimenti si crea fermentazione e gonfiore durante la digestione. Sì, questo lo avevi già detto, in effetti l'ho provato e funziona. In seconda posizione tengo libero l'intestino. Sapevate che spesso è l'aria e non il grasso a deformare la pancia? E sapete come faccio io? Io faccio proprio quello che spiego in questo video. L'innominabile clistere. Beh, adesso no, dai, vado a farlo perché ci credo. È al primo posto. Ogni giorno faccio esercizi di respirazione e meditazione antistress. La tensione è nemica dell'intestino e lo gonfia. A volte li faccio anche dopo mangiato. Mi siedo e respiro bene con calma prima di rimettermi in azione e funziona. È vero, quando sono incazzata anche la pancia si incazza e si vede. Giusto. Allora, aiutate anche i vostri amici ad avere una pancia sgonfia e piatta. Condividete questo video con loro e sui vostri social. E nei commenti scrivetemi come va con questi consigli. Io vi aspetto al prossimo video. Nel frattempo, sempre trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!